nel senso che trovo, mi sono grato, esprimo gratitudine per quanti di voi hanno perso una mattinata di lavoro, e so che in questo momento è tutto tranne che semplice, non è mai semplice, ma in particolar modo in questo momento, e vi sono grato per aver anche trovato questo metodo di lavoro per cui ci avete fatto una carrellata di questioni che riguardano questo territorio, questioni nazionali che conosciamo. Ho detto prima alcune cose rispetto alla tempistica con cui affronteremo, cerco di essere molto rapido e di non ripetere le cose che ho detto prima ai sindaci nella parte che però sarebbe molto interessante anche per voi, cioè la parte di come la pubblica amministrazione deve cambiare. E questo vuol dire la riforma costituzionale del Senato, una semplificazione nei rapporti sul titolo quinto, qui c'è una specialità della Regione Sicilia che è ben giustificabile, ma che non può essere paragonata ad altre regioni e ai problemi che ci sono stati. Comunque ovviamente dobbiamo lavorare anche su queste regioni insieme al Presidente Crocetta. Il tema della legge elettorale, la semplificazione amministrativa e una serie di misure che prenderemo nel corso dei prossimi mesi. Mi prendono in giro e ci fai una riforma al mese, non c'è alternative. Cioè, o proviamo a fare una misura shock di cambiamento oppure sprechiamo la ripresa. Già, abbiamo corso il rischio di sprecare la crisi. Se non cambiamo noi stessi, essendo un paese straordinariamente bello e ricco di potenzialità, paradossalmente non cogliamo l'occasione per tornare a crescere. E se guardate i numeri, vedete che i numeri sono decisamente negativi. La disoccupazione, gli indicatori macroeconomici, abbiamo bisogno di cambiare. Non si può cambiare un paese se non si inizia cambiando dalla politica e dalla pubblica amministrazione. Sta parte qui però non ve la faccio. Sappiate che la riforma costituzionale del Senato è l'elemento chiave. Ho letto oggi qualcuno che dice: ah, la legge elettorale, siccome è fatta solo per la Camera, è una sconfitta. È esattamente quello che abbiamo sempre detto, che o noi riusciamo a eliminare il Senato come lo conosciamo adesso, oppure non avremo fatto il cambiamento di cui c'è bisogno. Ah, ma tu non hai rispetto per il Senato? Certo che ho rispetto per il Senato, ma proprio perché ho rispetto per il Senato penso che l'attuale conformazione del bicameralismo perfetto paradossalmente costituisca un freno per l'Italia. Si ha rispetto per le istituzioni, non se si prova a imbalsamarle in un formalismo retorico, ma se si prova concretamente ad adeguarle alla vita reale delle persone. E per questo, con un po' di rischio, io sono andato al Senato chiedendo la fiducia, dicendo: vorrei essere l'ultimo a chiedere la fiducia a quest'Aula. Non è stato probabilmente un gesto carino dal punto di vista del... ma è lì che si gioca o meno la vittoria di una scommessa, non soltanto lì. Se non sarò in grado, se non saremo in grado di farlo, vuol dire che avremo perso, anche se l'economia ripartirà. Ecco perché questa parte la lascio sullo sfondo. Naturalmente non significa dire che i senatori sono meno bravi dei deputati, ma significa dire che si riduce il numero dei parlamentari e che da 945 si arriva a 630. È un buon risultato. E ridurre il numero dei parlamentari è un segno importante, non dal punto di vista economico, ma di messaggio che noi possiamo dare a chi tutti i giorni si alza la mattina presto e cerca... Sì, economico c'è, ma è paradossalmente secondario rispetto al messaggio simbolico che noi possiamo dare. E a chi si sveglia la mattina presto, come diceva Ivan, non per lamentarsi ma per proporre, dare il segno che il buon esempio per primi lo danno i politici è fondamentale. In questa logica del buon esempio, vengo alle questioni siracusane, noi abbiamo scelto, prima di entrare nel merito delle vostre considerazioni, un metodo di lavoro, che è quello di andare una volta alla settimana in tutte le città, siamo partiti da realtà non capoluogo di regione, siamo partiti da Treviso, oggi Siracusa, settimana prossima vediamo dove andiamo, e incontriamo innanzitutto le scuole, lo ricordava Ivan. È un valore che ha un significato profondo per noi. I bambini non sono dei cittadini di serie B. I bambini sono cittadini a tutti gli effetti. C'era una costituente, Teresa Mattei, che diceva che nell'articolo 3 della Costituzione, quando si parlava dell'uguaglianza, bisognava anche sottolineare che non c'è distinzione di età, perché noi siamo mentalmente proiettati a pensare che se uno non ha l'età per votare è quasi un cittadino di serie B. I nostri bambini non sono soltanto genericamente, come diciamo, il futuro,
sono il presente. È un paese che non si preoccupa dell'edilizia scolastica, tranquillo, so perfettamente che la scuola che ho visto starà sicuramente nella media super alta. Quando facevo il sindaco era così, mi portavano sempre a vedere quelle che avevano appena messo a posto. Però quello che è fondamentale è dare il messaggio che accanto all'investimento in edilizia scolastica, che ha anche una ricaduta economica per il settore dell'edilizia, che è il settore che più ha visto il crollo degli occupati più che un paese, c'è anche una misura di messaggio alle famiglie. Sei partito dicendo, no, è stata Silvia a dire, a salutare le mamme e i papà qui oggi. È un messaggio molto bello, perché noi dobbiamo recuperare il rapporto con i cittadini. Bene, questo è il quadro, vi risparmio una parte sul fatto che ieri ero in Tunisia, perché il messaggio però che metto come un tweet, Mediterraneo non confine, Mediterraneo cuore d'Europa. Noi avremo la presidenza del semestre europeo, vogliamo fare le riforme prima, per poter dire nel semestre europeo, per una volta non più l'Europa vi chiede di fare questo, ma una volta iniziamo a dire che cosa chiediamo noi all'Europa. Sogniamo un'Europa che si occupi della immigrazione non soltanto quando c'è uno sbarco a Lampedusa o Augusta, sogniamo un'Europa che si occupi della crisi non soltanto quando c'è un artigiano che si suicida, ma quando c'è da scegliere delle politiche economiche che siano degne di questo nome e non frutto soltanto di un approccio burocratico. Vogliamo chiedere all'Europa di essere il luogo nel quale non guardiamo soltanto con il naso all'insù verso il nord. È bellissimo che i nostri ragazzi facciano l'Erasmus, ed è naturale che facendo l'Erasmus abbiano una proiezione legata all'Europa che sta sopra di noi. Lo dico bene a Siracusa, ma per tutta l'Italia è così, persino per i padani, ma non glielo dite che potrebbero rimanere sorpresi. Noi siamo il sud dell'Europa. Però ieri io ho voluto incontrare 5 ragazze della società civile tunisina, 5 ragazze che lavorano con Information Communication Technology, con i blog, con gli strumenti di comunicazione, per dire che noi immaginiamo il semestre europeo come un'occasione di dialogo anche culturale, civile e sociale. Bene, l'ho fatta fin troppo lunga. Vado nel merito dei punti che avete posto. Paolo, ti chiedo una cortesia. Non parliamo mai più di tavolo. Mi spiego. La sintesi che ha fatto Paolo per me è perfetta e per me impegnativa. Lui ha posto 3-4 temi fondamentali aperti con i rispettivi ministeri, ma se noi entriamo nella logica di aprire i tavoli, non si dà nemmeno un sostegno ai mobilieri, cioè continuiamo a fare tavoli su tavoli dappertutto. Ti propongo un metodo, vi propongo un metodo, lo stesso che avete avuto voi, perché Paolo ha parlato non solo a nome della Camera del Lavoro, ma anche delle altre organizzazioni sindacali. E ha detto, io ho condiviso molto, occhio, non ti stupisca che sia un sindacalista assieme all'imprenditore a porre il tema del lavoro e della competitività del territorio, perché dobbiamo superare questo finto dualismo, che forse ha un senso, come ovvio, in momenti di positività dell'economia, ma in un momento di crisi siamo tutti sulla stessa barca, si lavora insieme. Beh, io prendo un impegno di metodo assieme a Graziano Del Rio. Sarà che noi veniamo da un'esperienza di sindaci, siamo abituati a dire sì e di no. Trasformate il lavoro dei vostri documenti. In parte l'avete già fatto, il primo documento, visto c'è proprio una sorta di file positivo. Trasformate nell'arco di quanto, Ivan, con Giancarlo, con Saro, con gli amministratori, le priorità che voi, sulle quali o chiedete delle risposte, gli 81 milioni che ho visto delle ferrovie per la linea ferroviaria, l'intervento del 2005 al Ministero dello Sviluppo Economico, fate l'elenco, vi date un tempo per mandarcelo con un'email, not tavoli, please, only email. Lo mandiamo al ministro Del Rio, al sottosegretario Del Rio, che riceve, a cui diamo anche a lui un tempo per fare con gli uffici che ci sono, che sono tanti, che sono profumatamente pagati, la verifica, dove resti traccia documentale di quello che viene risposto. Scusate, ci fate sapere perché questo finanziamento è bloccato? E non è che uno mi risponde, venga al tavolo, ti dico, faccio l'intervento, no, me lo scrivi per email, così resta gli atti. E noi vi diamo una risposta in tempi certi. La mia c'è Walt Disney, che è un nuovo filosofo del pensiero contemporaneo, diceva che la differenza tra i sogni e i progetti è una data. Mi piace da morire questa cosa.
perché darsi una data significa passare dal sogno al progetto. Allora, se voi siete nelle condizioni entro il mese di marzo, secondo me anche prima, ma io vi dico entro il mese di marzo per darvi il tempo di verificare punto punto tutte le varie questioni, vi risparmierete una gita a Roma, non faremo i tavoli a Roma, venite per il turismo quando, oppure per i fatti vostri, come è naturale che sia. Da qui al 31 di marzo noi aspettiamo la vostra documentazione punto per punto molto chiara, come avete fatto su questo intervento, perché è bloccato su questo, no, di questioni locali, cioè il tema della TARES, dell'IMU, sono tutte questioni di cui conosciamo l'importanza, avendo fatto i sindaci, che voi sapete nascono da una arzigogolata gestione dei mesi precedenti, e che noi cercheremo di affrontare nel massimo impegno possibile, ma sono questioni nazionali, cioè non sono questioni che attengono a Siracusa, attengono anche a Siracusa. Sui punti specifici noi siamo in grado di darvi delle risposte. Faccio un esempio: potete inserire delle specificità siracusane. L'intervento sui minori non accompagnati qua è più forte che altrove, però noi abbiamo su questo risorse pronte. Il tema degli investimenti dei fondi europei, naturalmente sarà nostra cura coinvolgere la regione nel lavoro di risposta che faremo insieme. È una questione che è una questione di tutto il paese, ma che può, segnatamente al sud e in questa terra di proposte e non di lamentazioni, avere la possibilità di un intervento. Poi ci sono le questioni su cui invece, vado rapidissimamente a chiudere, dobbiamo essere capaci noi di avere un orizzonte, ovviamente prendendo da 400 milioni di investimento di la Versailles, forse lo stesso Paolo è intervenuto su questo, è sui singoli temi, ce li mettete, noi vi diamo la disponibilità a darvi delle risposte che rimangano agli altri. Ci sono poi delle questioni che sono invece strategiche, che riguardano Siracusa, ma che sono questioni strategiche non di tutto il paese, ma di alcune città sì. Esempio, il turismo. È inaccettabile che noi continuiamo, inondati anche nelle associazioni di categoria, io tutte le volte che ho fatto la riunione di Confindustria Firenze, avevo l'intervento corretto di tutti i presidenti, fatto presidente della provincia prima e il sindaco poi, 10 anni. Quindi ho beccato 4 presidenti di Confindustria territoriale. E tutte le volte c'era: non possiamo immaginare di diventare una Disneyland dei beni culturali. Verissimo. Ma questo non può esimere nessuno dal sottovalutare il valore economico e industriale del turismo come asset strategico del paese. E non è accettabile che si continui a far finta di niente. Il ministro Franceschini è subito intervenuto, ma dobbiamo essere ancora più operativi, e lo saremo, di fronte a la grande bellezza che vince l'Oscar e il muro di Pompei che crolla, e che sappiamo avere dei fondi pronti per essere spesi e non spesi, pubblici, e che sappiamo avere degli interessi di signori privati che potrebbero investire e concorrere o attraverso la sponsorizzazione o attraverso la gestione, e avere un rifiuto ideologico, come se il servizio pubblico della fruizione del bene culturale si garantisse attraverso la gestione pubblica. Ma se io attraverso la gestione pubblica faccio crollare il muro e attraverso la gestione privata consento alle classi di andare, e ripartiamo dalla scuola, e di far emergere una domanda dal cuore del bambino, è come si fa a non capire che questo settore è un settore fondamentale per il paese? Allora noi devo dire a chi vuole intraprendere nel settore del turismo e collegato a quello dei beni culturali che questo paese è attrattivo, che questo paese consente di fare degli investimenti, che questo paese non ha paura di essere il paese dell'apertura. Io vorrei sfidare gli imprenditori e dirvi: cosa state aspettando? Vale naturalmente anche per Siracusa, come per tante altre città. Dei fondi europei abbiamo detto. Sull'agroalimentare, permettetemi di dire, ho visto questo elenco di cifre che ci avete dato sulle chiusure, veramente devastante. Io però vi do un dato sull'agroalimentare. Noi abbiamo un export di agroalimentare di 31 miliardi di euro. E importiamo 35 miliardi di euro.
Ora, capisco che la bilancia commerciale segni un elemento di passività che so dell'energia, anche se anche lì si potrebbe fare di più e meglio, e anche voi lo sapete. E anche voi lo sapete. Ma al di là di quello, è folle che sia sul cibo, specie in un momento nel quale i prodotti Italian Sounding, i prodotti che suonano italiano, hanno un mercato ulteriore a quei 31 miliardi, stimato da previsioni conservative, in circa altri 60 miliardi. Cioè un totale di 90 miliardi la domanda di prodotti italiani. Qui c'è un tema di legalità. Se le arance che vengono dal Marocco e dalla Tunisia non c'è un controllo e diventano gestite in Italia e etichettate come italiane, poi i pomodori, è evidente che questo crea un problema agli agrumeti di qua o al pomodorino di Pachino, è evidente. C'è un problema di olio. Pensate l'olio d'oliva quanto è forte all'estero, o pensate il parmesan, non parliamo di prodotti di quest'area. Il parmesan è considerato il vero parmigiano ed è concettualmente negazione del vero parmigiano. Ecco, su questo settore c'è uno spazio che vuol dire posti di lavoro, che vuol dire tutela del territorio, alla quale va aggiunta però una capacità, e chiudo su questo, so che sto saltando tantissimi argomenti, mi perdonerete e mi scuserete, ma sono stato fin troppo lungo, che è quello del sbloccare, avete una parola che avete utilizzato con Graziano, diciamo, però quando ritorna sempre l'espressione sbloccare, ad esempio i fondi per il dissesto idrogeologico. Noi sbloccheremo i fondi per la scuola, ma i fondi per il dissesto idrogeologico sono allucinanti. Non voglio parlare di voi, vi parlo, mi perdonerete, ancora della mia esperienza da sindaco, per dire che questi problemi sono spesso condivisi in tutto il paese. Noi abbiamo avuto nel 1966 una gigantesca alluvione, che tutti voi ricordate, qualcuno di voi magari è venuto anche a fare l'Angelo del Fango in quella ad Armamara ai Fiorentini. Ancora oggi ci sono decine di milioni pronti, fermi per intoppi burocratici per fare una cassa di laminazione ad espansione. Cos'è la cassa di laminazione? Non voglio, adesso gli ingegneri si arrabbieranno con me, però fare la cassa di laminazione ad espansione è un lavoro complicato, non è che vuol dire fare il grattacielo di 132 piani, vuol dire fare un luogo nel quale il fiume, nel momento in cui l'autorità competente rompe l'argine, va a evitare di allagare e mettere sotto le città. Avere decine di milioni pronti su questo. Ne parlavamo con il sindaco di Avola, lì c'è un problema di progettazione esecutiva, abbiamo ascoltato i vostri primi cittadini qualche minuto prima di incontrare voi. Però su questo tema la parola è sbloccare. Ecco, non c'è bisogno di inventarsi grandi cose, c'è bisogno di recuperare un po' di fiducia, ma c'è bisogno di sbloccare il paese, di dargli uno scossone, di dimostrare che l'Italia può avere un futuro e il suo tempo non è soltanto il passato. Perché questo accada, non è che c'è, ora proviamo anche Storenzi e vediamo come va a finire, non è cioè un giudizio su un singolo governo, il giudizio personale su quello che faccio, lascia tempo che trova, il destino personale mio di Graziano Del Rio interessa, voglio sperare, ai parenti. Voglio sperare, qui c'è anche 9 figli, quindi siamo tanti, però no, 9, 3, 12, siamo qualcosa che possiamo mettere in piedi, ma è secondario rispetto al fatto che questa scommessa non è la scommessa di un acrobata sul filo con gli altri che dicono vediamo se ce la fa o cade, è la scommessa di un paese che capisce che in questo momento o ci diamo il modo per sbloccare e per ripartire, avendo tutti il coraggio di mollare qualcosa, avendo tutti il coraggio di vincere un po' del nostro potere di rendita, oppure l'Italia continuerà nella fase di crisi. Io sono decisamente ottimista, anche perché quando vado nelle scuole come oggi trovo non soltanto delle insegnanti spesso pagate poco, ma talvolta precarie, ma realmente innamorate del mestiere che fanno e degli insegnanti innamorati. E questo vale anche per noi, chiudo parlando ai genitori. Noi troppe volte abbiamo smesso di dare valore sociale alla scuola. Quando io ho 39 anni, quindi sono abbastanza giovane ancora per l'etichetta italiana, diciamo. Quando i miei genitori andavano a scuola a parlare con gli insegnanti, davano sempre ragione agli insegnanti, quando l'insegnante magari aveva qualcosa da dire al figlio che aveva fatto bene o male.
Quando la mia generazione, che ha figli e adolescenti, va dall'insegnante, l'insegnante sottolinea un problema, quasi tutti storciamo il naso dicendo tutto sommato è lei che non lo capisce, poverina. C'è bisogno di riprendere rispetto sociale verso gli insegnanti. E riprendendo rispetto sociale verso le scuole e gli insegnanti, credo che daremo fiducia all'intero sistema paese. Grazie di cuore e buon lavoro, che ne abbiamo bisogno di tutti.